Ulisse è il personaggio greco che più ha prolungato la sua fama nei secoli successivi fino ad oggi. È emblema stesso dell'ingegno, della capacità militare, della curiosità, della pazienza, della capacità di sopportazione. Dante incontra Ulisse nell'ottava bolgia. Dall'alto del ponte al poeta la bolgia appare come una valle piena di lucciole in una sera d'estate. Le fiammelle contengono le anime dei consiglieri di Frode che hanno utilizzato la loro facondia per dare suggerimenti ingannevoli. Ulisse è contenuto insieme a Diomede in una fiamma biforcuta. Tre sono i peccati di cui si sono macchiati: il furto della statua di Pallade, l'inganno del cavallo di Troia e il tranello teso ad Achille perché partisse per la guerra. Il fiorentino vuole parlare con il maggior corno della fiamma antica, cioè Ulisse. Virgilio però lo esorta a lasciar parlare lui, perché i due eroi dell'antichità furono greci e quindi sarebbero schivi a parlargli. Virgilio conosce bene il cuore di Dante e per questo pone ad Ulisse una domanda relativamente agli ultimi giorni della sua vita. All'estremo viaggio. E Ulisse, quando inizia a parlare, racconta come quando si allontanò da Circe che l'aveva lusingato per più di un anno a Gaeta, nessun affetto poté trattenerlo nella terra natia. Ecco le sue bellissime parole. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amor, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto, e delle vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. Ulisse e i compagni visitano così tutte le coste e le isole del Mediterraneo fino a che giungono là dove Ercole pose le colonne, lo stretto di Gibilterra, considerato il limite estremo occidentale che nessuno poteva valicare. Quando Ulisse vede i compagni assorti e stanchi, li richiama e li sprona a continuare il viaggio con una orazione picciola. O frati che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza. I compagni di Ulisse sono così sollecitati a proseguire il cammino attraverso questa orazione picciola che appena poi sarebbero stati trattenuti e i remi si trasformano in ali al folle volo. Di nuovo il viaggio di Ulisse è paragonato al viaggio di Dante, lo stesso aggettivo folle compariva nel secondo canto dell'Inferno. Piccola è la vigilia dei sensi che è del rimanente, cioè poco è il tempo che rimane a vivere a queste persone, piccolo è anche il gruppo dei compagni, breve è il discorso di Ulisse che punta all'essenziale. E così i compagni con Ulisse proseguono questo viaggio. La nave si inoltra nell'emisfero australe e ad un certo punto da lontano Ulisse e i compagni vedono la terra, ma da lì sorge una turbine che muove la nave e la poppa va in su e la prora invece va in giù, infinché il mar fu sovra noi richiuso. Il verso tombale conclude la tragedia di Ulisse. Ulisse
Non è stato condannato per il suo desiderio di conoscenza, ma per i tre peccati di cui si è parlato sopra, per i tre consigli di frode. Dante al contempo ci vuole indicare che l'uomo non può arrivare con la propria intelligenza a comprendere tutto. Soltanto la grazia di Dio ha permesso all'uomo di conoscere il mistero della realtà.